Salve ragazzi, io sono Painmaster e si sono tenuti i Game Awards 2020, che sono stati anche l'ultima conferenza, possiamo chiamarla così, dell'anno. E ovviamente, oltre a tantissime premiazioni, a tantissimi ospiti, eventi live dal vivo, ci sono stati anche dei trailer, anche dei reveal in anteprima mondiale. E in questo video voglio riassumervi brevemente i più importanti, spendendo anche due parole su ognuno di essi, su quali sono state le mie impressioni. Partendo da quello che è stato l'annuncio più grosso, partendo dal primo degli annunci grossi. Quello riguardante il nuovo personaggio che verrà aggiunto a Super Smash Bros. Ultimate, che sarà Sephiroth di Final Fantasy VII, che è stato inaspettato, è stato magnifico sto trailer, è stato confezionato davvero bene, mi è piaciuto vedere il suo moveset, sono molto convinto, sono molto contento, mi è piaciuto anche vedere come ci hanno mostrato un po' la sua Ultimate, la sua mossa finale, il suo Smash finale praticamente. Mi piacerebbe si prendesse un po' più in considerazione anche gli altri titoli di Final Fantasy, oltre al 7, però effettivamente è l'anno in cui è uscito Final Fantasy VII Remake e quindi si sta cercando di fare questa collaborazione anche un po' a livello pubblicitario, probabilmente. E credo sia anche questo uno dei motivi per cui abbiamo avuto Cloud e Sephiroth piuttosto che altri. Che forse per me se ne aggiungerebbero parecchi, ma poi alla fine si trasformerebbe in Super Smash Dissidia Final Fantasy, quindi è un bene che non diano la direzione a me. Andando avanti, ci è stato mostrato un trailer con anche un gameplay di Back 4 Blood, che praticamente si mostra come un successore spirituale di Left 4 Dead. Ha una trama diversa, c'è una spiegazione diversa a che cosa ha causato l'apocalisse zombie, però sempre di apocalisse zombie si tratta, ed è un gioco collaborativo a quattro giocatori in cui ci si fa strada in mezzo ad ondate di questi zombie che dobbiamo eliminare, sempre tenendo conto anche che ogni tanto possono spawnare anche zombie particolari, infetti speciali. Alcuni tra quelli che ci sono stati svelati si differenziano da quelli di Left 4 Dead solo per design, mentre altri si sono rivelati molto più interessanti perché quest'infezione zombie in questo gioco ha scaturito anche creazioni gigantesche, ha scaturito la nascita di mostri abomini orribili e tra di essi abbiamo potuto vedere uno zombie gigantesco davvero enorme nel trailer di gameplay e nel trailer invece cinematografico ci è stato fatto vedere uno zombie alto con un braccio lungo, muscoloso. Una cosa che caratterizza questi zombie è il fatto che comunque il loro punto debole è ben evidente, si capisce qual è anche solo ad un'occhiata. Quindi i giocatori non dovrebbero mai restare completamente inermi, dovrebbero essere in grado, dando anche solo un'occhiata agli zombie, ai nemici che si ritrovano davanti, di formulare una strategia per eliminarli. E non farlo, andare avanti senza eliminare tutti i zombie che ti inseguono, porta inesorabilmente al game over, ovviamente. Sembra molto molto ispirato a Left 4 Dead anche per il fatto che oltre ad avere praticamente un'ispirazione per quanto riguarda l'interfaccia, anche negli ambienti, anche nel fatto che tra una zona e l'altra ci sono le stanze sicure come Left 4 Dead, lo richiamano molto. Differenza sostanziale è il fatto che in questo gioco c'è la possibilità di mirare attraverso il mirino tattico, quindi non è più come Left 4 Dead dove c'era solo una visuale di mira, quella old school. Andando avanti abbiamo poi visto Hood, Outlaw and Legends, che sembrerebbe essere un gioco competitivo multiplayer a squadre, vagamente stile multiplayer di Assassin's Creed, o anche se vogliamo fare un altro paragone, mi è sembrato richiamare un po' gli elementi di gameplay di For Honor, sempre di Ubisoft. Questo gioco, come possiamo intuire dal titolo, è basato sull'ambientazione di Robin Hood, che è un'ambientazione che videoludicamente non è stata sfruttata a livello così ampio. Anzi, mi ha sorpreso il fatto che abbiano scelto questo tipo di ambientazione. E tra l'altro, se è quel personaggio in copertina, Robin Hood, il tizio in copertina col cappuccio, ha un design particolare, interessante. Gli altri personaggi invece mi sono sembrati un po' anonimi. Poi c'è stato mostrato il gameplay di Warhammer 40.000 Darktide. E c'era da aspettarsi che ovviamente stessi sviluppatori di Vermintide e stesse premesse di Vermintide, quindi ha lo stesso stile di gameplay di Vermintide.
altro titolo basato su Warhammer, ma questa volta su fantasy. In Dark Tide, invece, ci ritroviamo a comandare uno tra quattro personaggi, si può anche collaborare in cooperativa fino a quattro giocatori, e ci si dovrà far strada tra ondate di aberrazioni di uno dei dei del caos, Nargol, il dio della peste, che ha praticamente trasformato tutti gli abitanti dell'ambientazione di questo gioco, che sembrerebbe essere un'astronave, una delle astronavi dell'impero galattico degli esseri umani, e tutto ciò che era presente all'interno è stato trasformato in questi mostriciattoli viscidi, oppure è stato corrotto dal caos. Comunque noi siamo dei soldati dell'impero dell'umanità e dobbiamo farci strada eliminando tutto quello che ci si parerà davanti. Mi piace il fatto che sia basato su Warhammer 40.000 perché è un'ambientazione a cui mi sto avvicinando in questo periodo e mi aggrada. E sono molto contento che comunque si sta prendendo in considerazione anche a livello videoludico, tant'è che qualche tempo fa è stato anche annunciato un gioco VR, cioè si sta lavorando a tanti progetti videoludici basati su questa ambientazione. Però il fatto che sia comunque molto simile a Vermintide mi fa un po' preoccupare, perché Vermintide viene molto presto a noia, purtroppo, perché le missioni sono troppo simili tra di loro, così come anche i nemici, c'è una scarsissima varietà di nemici. Spero che abbiano corretto il tiro e che non sia la stessa cosa anche qui. Probabilmente sì, c'è poco che ci si può aspettare da un gioco a ondate di mostri cooperativo a quattro giocatori. Spero semplicemente che non sia mai noioso, che si faccia giocare volentieri a piccole dosi. Andando avanti abbiamo visto un bel trailer fatto in live action su un gioco intitolato Humankind, che praticamente sembrerebbe essere un gestionale in cui noi attraversiamo tutta la storia dell'umanità comandando praticamente un gruppo di personaggi, una tribù, non so, una città, un gruppo di esseri umani che pian piano facciamo crescere fino ad attraversare ogni era dell'umanità. Ed è carino, sembra una buona premessa anche se non è originale, perché di cose del genere ne abbiamo già viste in passato. Mi ha molto sorpreso il trailer di Perfect Dark, più che un trailer è stato un teaser. Perfect Dark era ormai uscito dai radar praticamente di ogni videogiocatore da anni, perché Perfect Dark Zero, prequel dell'originale Perfect Dark, non era stato accolto calorosamente dal pubblico né dai suoi fan, e quindi la saga era stata messa in pausa, però effettivamente è una delle tante IP che Microsoft aveva in mano e non se ne stava facendo niente. E quindi in questo periodo ha semplicemente deciso di resuscitarla, ed è una cosa molto positiva. Mi è piaciuto il fatto che abbiamo avuto uno scorcio della protagonista e sembra essere più vissuta, sembra essere più badass del passato, e l'ambientazione è una terra che è stata soggetta a cataclismi, e sono molto curioso di vedere dove andranno a parare, perché comunque Perfect Dark era qualcosa di molto stile James Bond, molto spionistico, e invece qui sembrerebbe essere stato trasformato in qualcosa di più, qualcosa di diverso. Voglio vedere in che cosa. Di seguito abbiamo visto anche un trailer su Evil Dead The Game, il gioco basato su quel film che da noi conosciamo come La Casa. Ed essenzialmente è un altro gioco a ondate cooperativo a quattro giocatori, il che un pochettino mi delude, perché comunque di personaggi famosi c'è solo Ash, il protagonista, gli altri tre sono dei tizi anonimi che hanno aggiunto. Sicuramente tutti vorranno interpretare Ash e nessuno vorrà interpretare il tizio anonimo. Ecco, basare un gioco su questa IP mi sarebbe piaciuto se avessero deciso di intraprendere la strada di tutti i giochi del passato, cioè farci un gioco single player con una campagna, una spiegazione, anche non che segui la trama del film, anche magari un qualcosa di ambientato dopo la serie TV che è stata fatta. Giusto un po' per raccontare qualcosa di inedito, ma soprattutto giusto per raccontare qualcosa, perché quest'anno a questi Game Awards sono stati fatti vedere molti, forse anche troppi, giochi cooperativi a ondate a quattro giocatori. Poi un gioco che invece mi ha impressionato molto positivamente è stato Crimson Desert, che è un MMO ma che dovrebbe presentare una grande componente narrativa seguibile anche giocando da soli. Quindi dovrebbe avere una campagna seguibile, dovrebbe essere un gioco godibile anche se non lo si gioca in compagnia. Da quel che ci hanno mostrato
la qualità grafica mi ha lasciato a bocca aperta e credo sia stato il loro maggiore punto di forza. Anche il gameplay sembrava interessante e divertente, perché comunque sembra molto hack and slash. Ma quello che mi è piaciuto di più è stato non solo la qualità stessa della resa grafica, ma anche tutta la varia fisica che hanno implementato, il fatto che le varie intemperie si vedano, si vede i loro effetti sull'ambientazione circostante. Se c'è vento, i fili d'erba svolazzano, il tuo mantello svolazza, i tuoi capelli pure. È davvero realizzato bene, non senza qualche compenetrazione, ma tutto accettabile, tutto riesce a renderti l'illusione che sembri un mondo realistico. Nonostante sia un mondo fantasy, sembra un mondo fantasy vivo, reale. La tua sospensione dell'incredulità resta intatta, non c'è niente che te la spezzi in questo gioco. Quello che però invece potrebbe spezzarti l'esperienza di gioco è il fatto che sembrerebbe molto pesante. Probabilmente è ancora in una fase di sviluppo, quindi ci sta che abbia dei cali di frame perché non è ancora stato ottimizzato, ma già vederli dal trailer non mi fa ben sperare per quanto riguarda le macchine ormai datate come il mio computer. Sembra il tipo di MMO che, oltre ad occuparti un sacco di spazio sull'hard disk, ti richiederà anche un sacco di fatica dalla tua scheda grafica. E oltre a tutto questo, penso, temo, che richiederà anche parecchio, parecchio tempo libero per starci dietro, come ogni MMO. Poi invece un trailer che non è che mi abbia scosso, cioè non è che non mi è piaciuto, è che mi ha lasciato indifferente. Scarlet Nexus praticamente è un gioco anime in cui dei personaggi vengono allacciati a delle specie di tentacoli rossi che gli danno dei poteri. Non ho ben capito in realtà la trama. Quello che ci è stato sottolineato è il fatto che ci sono ben due personaggi giocabili e la campagna varia in base a quale punto di vista decidiamo di seguire. Quindi ha doppia rigiocabilità essenzialmente. Però quelle che sono le premesse della trama non mi hanno preso, non mi hanno convinto. Cioè sì, ci ho capito poco, perché anche perché hanno spiegato poco e male. Gioco che invece terrò d'occhio sicuramente è The Callisto Protocol. Un gioco che è fatto da veterani che hanno lavorato a Dead Space e si vede. Sembrerebbe essere un survival horror futuristico, probabilmente ambientato in un altro pianeta, ma è stata promessa una delle esperienze più spaventose, videoludicamente parlando, ed è quello che mi aspetterò da questo gioco, che non vedo l'ora di giocare, anche se ci è stata data una delle date più lontane tra tutti i giochi presentati a queste tre. Poi mi è garbato parecchio un gioco indie che ci hanno mostrato, intitolato Road 96, che praticamente sembrerebbe essere un gioco di avventura in cui noi dobbiamo attraversare tutto lo stato in cui ci troviamo per arrivare finalmente di nuovo a casa, in un mondo in cui il governo è in subbuglio, ci sono state un po' di problematiche praticamente, e non tutte le persone che incontreremo lungo la strada e che ci offriranno un passaggio saranno persone di cui dovremmo fidarci, saranno persone meritevoli della nostra fiducia. Sembra un bel gioco perché mi piace la sua idea di essere praticamente un road movie, una storia in cui il fulcro principale è il viaggio. Poi mi piace il fatto che possiamo incontrare tantissime persone diverse e che ognuno di loro potrebbe essere una persona buona, una persona malvagia, ognuna con le sue motivazioni. Potremmo essere invischiati nella loro storia nel frattempo mentre cerchiamo di svolgere la nostra, di portare a termine la nostra. È qualcosa che mi ha preso molto. E poi anche lo stile tutto sommato è gradevole, anche le musiche, il doppiaggio. Tutto sommato è stato confezionato molto bene. Poi altro indie che ci è stato mostrato è stato Endless Dungeon, che praticamente sarà, da quel che ci è stato detto, uno sparatutto tattico a visuale isometrica, probabilmente roguelike, di cui mi è piaciuto tutto tranne il design dei personaggi, dei protagonisti. Gioco che invece mi ha gasato tantissimo rivedere è stato il remake di Ghosts and Goblins, il primissimo gioco difficile della storia essenzialmente, quello che ai tempi su console era il parametro di valutazione per la difficoltà di un gioco, quello che ai tempi, tanto tempo fa, si diceva, sapete, io sono un giocatore davvero hardcore perché sono riuscito a finire Ghosts and Goblins. Cioè, diciamocelo, Dark Souls è il Ghosts and Goblins del gaming.
E essenzialmente questo remake sembra fedelissimo all'originale e semplicemente hanno cambiato il suo aspetto grafico, rendendolo tutto in stile simil disegnato a mano, sempre digitalmente, ma sempre in maniera molto stile artwork praticamente. Che è lo stesso stile che è stato utilizzato parecchio nei Castlevania 2D ad alta definizione. Ed è una cosa che mi piace molto perché gli dà un'ambientazione che, anche se è sgargiante, anche se Ghosts and Goblins non è effettivamente un horror, è praticamente un po' una macchietta, vediamo che i personaggi sono sì basati sull'horror ma sono carini e simpatici, però questo stile grafico gli lascia comunque permeare quell'alone lugubre che ti fa capire di che tipo di ambientazione si tratta, riesce comunque a rimanere seriosa il giusto. Poi abbiamo visto il trailer di Century Age of Ashes, che è un gioco competitivo multiplayer in cui si svolazza sul dorso di dei dragoni e si combatte sparandosi palle di fuoco. Praticamente è una specie di gioco di battaglie aeree, però ad ambientazione fantasy. Il che è tutto molto bello se avesse avuto anche una campagna single player, perché tutto ciò mi ricorda molto la saga di Drakengard. Anche solo il sistema di svolazzamento su drago me l'ho ricordato molto. E mi dispiace che abbiano sprecato questa opportunità, abbiano sprecato tutta questa ambientazione ben realizzata e ben strutturata per poi non infilarci dentro neanche uno straccio di trama. Poi abbiamo visto Shady Part of Me, che è un platform a puzzle in cui una delle meccaniche principali è il fatto che, oltre a comandare il nostro personaggio, comandiamo anche la sua ombra, e in base agli oggetti che ci sono nell'ambientazione 3D l'ombra cambia e quindi anche il percorso dell'ombra cambia, ed è qualcosa che in realtà ho visto fin troppe volte, non è più una novità ormai. Poteva stupirmi qualche 10 anni fa, ormai l'hanno fatto in parecchi questa cosa. Però quello che invece è un suo punto a favore è lo stile artistico di questo gioco. Poi abbiamo visto Chia, che è praticamente un gioco d'avventura, di crescita del personaggio, narrativo, artistico, che però non mi sembra spiccare molto, perché lo stile artistico, a differenza di altri indie che ci sono stati mostrati, è abbastanza anonimo e puzza di già visto, così come anche un bel po' di meccaniche che ci sono state mostrate all'interno di questo trailer. Questione diversa invece per Open Roads, nuovo gioco di Annapurna, che miscela ottimamente grafica 2D disegnata a grafica 3D. E l'ho trovato magnifico, è la cosa che mi ha colpito di più. Non ho capito bene dove andrà a parare il gameplay. Probabilmente sarà un gioco in prima persona, credo, da quel che ci è stato mostrato. Anch'esso un gioco esplorativo in cui pian piano andiamo a svelare una trama che praticamente dovrebbe andarsi a riallacciare al passato del personaggio protagonista. Sembra interessante. Spero che il gameplay non mi deluda una volta che sapremo un po' di più di che cosa si tratta. Non mi ha molto stupito invece il teaser di Dragon Age. Si era già detto che Dragon Age era tornato in vita, tra tante virgolette. Teaser che però praticamente si intitola solo Dragon Age. Non ho ben capito se si tratta di un reboot o se è effettivamente un sequel di Dragon Age 3. Come ho già detto, la mia prima reazione a questo teaser: non sono molto affezionato a Dragon Age perché le sue meccaniche di gameplay mi ci hanno molto allontanato. Il periodo in cui è uscito era un periodo in cui il fantasy mi aveva stufato e quindi non avevo voglia di giocarci essenzialmente, e quindi per entrambe queste due motivazioni non ho avuto voglia di giocare, non ho avuto voglia di andare a fondo di questa serie, provarla per quello che è, anche se un po' me ne pento perché a quanto pare, da quel che ho visto, è pieno di personaggi carismatici e di storie interessanti. Però non ho mai avuto il coraggio di recuperarmi tutta la saga perché richiederebbe un enorme investimento di ore. Se questo Dragon Age sarà un reboot, sarà anche un soft reboot in cui racconteranno qualcosa di nuovo andando però anche a richiamare personaggi vecchi, potrebbe anche trattarsi di un buon punto da dove iniziare anche per i nuovi giocatori, spero che sia così. Il trailer che però ho trovato più incredibile tra tutti è stato quello di Ark 2. È stato realizzato con una cura al dettaglio pazzesca, una grafica praticamente fotorealistica,
Grandissimo punto negativo è stato il fatto che il protagonista era interpretato da Vin Diesel, che è un attore che non riesco fisicamente a prendere sul serio, purtroppo. Il fatto che fosse il capo tribù badass combattente non mi è piaciuto. Inoltre poi probabilmente è perché ha fatto lui il motion capture, ma non era molto fluido nel combattimento, nelle animazioni, perché comunque il suo fisico non è più quello che ha voluto mostrare in questo gioco, dove hanno preso un palestrato e gli hanno infilato la testa di Vin Diesel, e si nota anche parecchio la cosa. Al di là di questo, Ark è probabilmente uno dei survival multiplayer che ha avuto più successo nella storia. Sì, ci sono giochi come Rust che hanno il loro zoccolo duro di fan che ci giocano costantemente, ma hanno un bacino di utenza ridotta rispetto a quello che ha avuto Ark. E Ark è stato praticamente un fenomeno videoludico, tant'è che sono arrivati anche a questo punto ad avere Vin Diesel nel trailer e anche ad avere una serie animata con un cast di tutto rispetto a doppiarla. L'unica cosa negativa di tutto ciò è che non ci è stato mostrato effettivamente il gioco, e Ark 1, già ai tempi, ci hanno messo anni e anni ad ottimizzarlo, a renderlo giocabile anche sui computer di fascia bassa, a far sì che non crashasse mentre ci giocavi. Se anche stavolta andrà così, perché comunque hanno deciso di spingersi al massimo fino al limite anche stavolta, non so se sarà molto positivo. Comunque Ark era uscito in accesso anticipato, ci hanno messo anni e anni a farlo uscire nella versione definitiva. Preferirei che la cosa si evitasse stavolta. In Ark 2 mi piacerebbe uscisse già direttamente nella sua versione definitiva e che tutti gli aggiornamenti successivi siano solo di aggiunte o DLC. Poi abbiamo visto Seasons, che è un gioco esplorativo in cui andiamo in giro per il mondo ad ascoltare i rumori della natura, e che non ha acchiappato molto il mio interesse, se devo essere sincero. E poi ci è stato mostrato Evil West, che praticamente sembrerebbe una specie di fusione di Van Helsing con il Far West, dove praticamente vediamo questo cowboy che combatte un'armata delle tenebre composta da vampiri, da creature notturne assetate di sangue. Sembra bello, ed è un'idea che tutto sommato non è male, unire questi due tipi di ambientazione. La nota amara è che ovviamente si è trattato anche qui di un trailer che non ci ha mostrato il gameplay del gioco, quindi non so quanto esserne interessato o no. A pelle lo proverei, però dipende tutto anche da come sarà a giocarlo. Poi a questi Game Awards, oltre a tutte le varie nomination e a tutti i vari premi, c'è stato anche un pre-show in cui sono stati presenti Devolver Digital con una loro specie di mini premiazione, dove hanno tirato frecciatine all'industria come fanno ad ogni E3, dove ci sono stati in questo video confezionato gli stessi attori dei video dell'E3, mi è piaciuto molto rivederli, e praticamente è stato tutto il loro trampolino di lancio, diciamo, per presentarci il loro gioco Loop Hero, che sembra essere un roguelike molto molto vecchia scuola, soprattutto graficamente. Ed è questo, penso, il suo punto di forza, ed è questo il motivo per cui lo terrò d'occhio, perché sembra molto intrattenente. E in conclusione, quella che è stato probabilmente per molti il punto più alto della conferenza, e che ahimè purtroppo questo non è stato molto positivo, perché mi aspettavo molto molto di più da questi Game Awards. Purtroppo in realtà tutti i rumor si sono rivelati falsi, Konami non era presente, non è stato annunciato nessun sequel, nessun remake per nessuno dei loro giochi, nonostante i rumor esistenti dicessero che sarebbe stato così, e quindi come punto più alto della conferenza ci siamo ritrovati a vedere un minuscolo teaser del fatto che Mass Effect è ritornato in vita. Che lascia un po' il tempo che trova, perché semplicemente era un "oh, ricordatevi che Mass Effect esiste, eh? Non siamo morti, tranquilli". Né a quanto pare sembrerebbe che abbiano abbandonato Andromeda, perché non credo che questo gioco si svolga come sequel di quella che doveva essere la nuova trilogia, ma sembra riallacciarsi alla vecchia, perché infatti vediamo Liara, personaggio molto famoso e molto amato dai fan, andare a cercare che fine abbia fatto il comandante Shepard, che tutto sommato, diciamocelo, era quello che avremmo voluto vedere dai seguiti. Anche io personalmente non ero per niente interessato ad Andromeda, perché andava a parlare di tutt'altra cosa in tutt'altra zona della galassia, non era interessante quanto potrebbe esserlo un seguito diretto di Mass Effect 3.
Però personalmente, e probabilmente qui mi attirerò le ire di parecchi fan sfegatati di Mass Effect, Liara a me non sta simpatica. Vedere lei come faccia di questa resuscitazione di Mass Effect mi ha lasciato un po' interdetto, perché come personaggio non la gradisco, non gradisco molto le Asari in generale. Inoltre sembrerebbe andare un po' a stabilire alcune strade di canonicità diverse da quello che ci si aspetterebbe, perché comunque Mass Effect è sempre stato basato sul fatto che la storia praticamente la creavi tu con le tue scelte di dialogo, con le tue interazioni con gli altri personaggi. Invece da questo trailer sembrerebbe che canonicamente in realtà il rapporto più profondo che Comandante Shepard aveva con i membri del suo equipaggio era con Liara, che potrebbe corrispondere a come è stato giocato da parecchi giocatori, ma differisce da come è stato giocato da altri, come me ad esempio. Quindi spero che sia semplicemente una cosa in stile copertina di Mass Effect, in cui l'aspetto del comandante Shepard, per forza di cose, uno predefinito lo hanno dovuto mettere, ma che non è obbligato, e che quindi sia semplicemente una cosa a livello di marketing. E che non sia invece una forzatura in cui praticamente hanno deciso loro come si sono svolti diversi eventi della trilogia precedente, e da lì potremo giocare una nuova trilogia in cui andare a scegliere noi nuovi sviluppi di questa storia. Anche se temo che purtroppo per forza di cose sarà così, perché comunque essendo un gioco che aveva tre finali differenti, se vogliono continuare per davvero, uno lo devono scegliere per forza. Ma detto questo, penso di aver detto tutto. Fatemi sapere voi invece quali sono state le vostre impressioni da questi trailer dei Game Awards, se vi aspettavate di più, se vi aspettavate di meno, se siete contenti dei giochi che hanno mostrato. Perché no, ditemi anche la vostra sulle premiazioni, anche se, come ho già detto nel mio video di reaction, lasciano un po' il tempo che trovano e sono ininfluenti sulla qualità di un gioco. E beh, per questo video penso che possa anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!